si è riusciti a rifare approvare da un Parlamento che per due terzi è costituito da Teroni, che ne cosa fa, il bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari, la fine del centralismo, e visto come si è comportato anche l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, perché fino a un certo momento è andato in una certa maniera, adesso sbanda, ma sbanda alla grande. Poi uno che ha messo lì Monti a casa deve andarci, perché il popolo non lo voterebbe mai. Noi invece sono 2000 anni che abbiamo i romani sulle palle e siamo qui ancora, e siamo ancora riusciti a metterli sul treno e a mandarli al loro paese, siamo ancora riusciti.